Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Allora, eh, io inizio salutando come al solito i miei nonni Bruno e Gabriella, Zia Valli, Teresina e Scandierre. Vi ringrazio tutti ecco, per uh, i complimenti che sono stati innumerevoli per il Corner scorso, su Guarneri, per quell'intervista che eh, io credo che per i prossimi non so quanti anni resterà come un, doc un uh, documento storico. In molti me l'hanno scritto, mi hanno anche detto grazie perché ci hai dato prova intanto di, ehm, di essere in grado di fare un corner diverso dal solito, quindi andando in studio e non per fare un video di 5 minuti, 10 minuti, ma per fare 45 minuti di intervista. Io credo che su YouTube, che in TV in generale, non si siano mai visti sul lavoro del maestro Guarneri 45 minuti di fila di domande incessanti dove lui mi ha detto alla fine ero senza voce, quindi sono contento perché poi i risultati stanno arrivando, ho visto tanto interesse, tanti ringraziamenti, tante visualizzazioni, quindi sono veramente molto contento. Vi anticipo che non sarà né l'unico né l'ultimo perché ne ho già girati almeno altri due ad artisti che pur non essendo del calibro del maestro Guarneri, sono uno un fotografo, uno un artista che si occupa di tutt'altro genere, però sono ambiti diversi che eh, secondo me intanto sono mm, buoni, sono un buon prodotto perché eh, vi mostrano nello specifico un artista che parla di sé. Quindi non più io che vengo qui e dico questo artista ha fatto, questo artista negli anni 60, 70, 80 ha esposto di qua, di là, no, è l'artista che si racconta. Che sia chiaro... Il caso di Guarneri è un caso unico, perché lui ha già fatto molte interviste, è pratico di queste cose e se la cava bene anche con la telecamera di fronte, però tanti altri artisti non sono in grado di avere delle performance di quel livello, quindi non significa però che non meritino un Cesare Scorner solo per loro. Il risultato sarà ben diverso, chiaramente, non, asp non aspettatevi sempre quel grado di, 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 di nonchalance nel raccontare gli aneddoti, la propria vita, eccetera. Lui è abituato, tanti altri artisti no, ne ho intervistati alcuni ultimamente che non avevano mai fatto un'esperienza simile. Quindi non vi aspettate che l'artista, perché non è un suo compito, sia in grado di raccontarsi come lo può raccontare un critico da fuori perché quel percorso lo vive, lo vive da 30 anni, 40 anni, 50 anni magari, non può avere uno sguardo completamente oggettivo e soprattutto quando parla, quando si fanno alcune eh, considerazioni del tipo, è un, una domanda che ho fatto in tutti e tre i corner eh, per dire, che rimorsi, che rimpianti, che sogni hai? Ecco, queste sono domande che non, non vanno a centrare il discorso artistico, sono domande umane. Ma perché? Perché io voglio che, sapendo che c'è proprio uno schermo tra voi e l'artista, si crei un feeling, una sensazione di empatia che per infrangere quello schermo ha bisogno di un discorso umano. Quindi andare a chiedere a questi artisti che rimpianti hai, che sogni nel cassetto hai. Sono domande che magari, anche perché io non le faccio prima, non faccio avere un canovaccio prima dove dico, bene maestro, io le chiedo questo, 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 no, per il fatto che vuole essere un racconto il più spontaneo possibile, io dico, guarda, a grandi linee ti chiedo cosa hai fatto, come hai iniziato, i progetti futuri e, pa e, e parla di un paio di opere, ecco, però poi le domande, quelle più specifiche, Nascono lì dal, dal momento stesso in cui eh, mi trovo di fronte all'artista che si racconta, ecco che quindi io vi dico: non vi aspettate sempre dei corner di quel livello perché sono impossibili. Detto questo, ce ne sono altri due in fase di lavorazione. Quindi, tra i prossimi corner, eh, ecco tra due corner ci sarà Nadia di nuovo, ve lo anticipo. La grande Nadia dell'Oro che ci racconterà di un artista che io amo alla follia, che è Mark Rothko, quindi sarà un bel corner, dove io farò forse il primo minuto e mezzo neanche per introdurre il tema. Quindi io sto lasciando spazio, prima agli artisti, poi ad altri critici, ad altri giovani, eccetera, perché i risultati sono convincenti, quindi andrò avanti su questa linea. Detto questo, il corner di oggi è un corner che invece conduco da solo in studio, gli argomenti sono argomenti di cronaca, hanno richiuso tutti i musei, eccetera, eccetera, quindi eh, non sarò più in grado di farvi dei de, de resoconti di mostre e viaggi, eccetera. Però, ecco, i fatti di cronaca non mancano, ne ho 4-5, ora vedo quanti, eh, eh, quanti sarò in grado di farne. Allora, il primo è abbastanza forte, è un fatto di cronaca abbastanza recente che riguarda una questione legale conclusa da poco, io di questo tema ho anche scritto su Award Mag, quindi nel prossimo numero che vi anticipo, ecco, premessa velocissima, è il numero più importante che sia mai stato fatto dalla nostra rivista e ci metterai la mano sul fuoco, sarà il numero più importante che uscirà in Italia nel prossimo bimestre. Non vi dico chi sarà in copertina, retro di copertina, gli articoli, eccetera. Però sappiate che siamo andati a intervistare figure che nel loro ambito sono tutti numeri uno: il miglior critico d'arte di tutta Italia, il miglior direttore di fiera di tutto il mondo, il miglior, il miglior, il miglior. Quindi questo è un numero da capogiro sarà mh, impossibile secondo me fare ancora meglio di così, dubito fortemente, eh, Copertina e l'altra di Copertina, due artisti che eh, da, da strapparsi i capelli, quindi veramente un numero coi fiocchi, eh, vi invito ecco, mh, se avete in mente perché mi avete già sentito un po' di corner fa o due mesi fa con l'intervista a Lorella eccetera, di fare un pensierino e prendere il numero, fare l'abbonamento eccetera, non aspettate perché i risultati sono stati ben oltre le aspettative. Av è al suo terzo numero, con questo che sta per uscire in stampa da qui a 3-4 settimane. I numeri di abbonamenti, prenotati, eccetera, sono aumentati alle stelle. Io credo che per il quarto numero dovremo rivedere il numero di copie stampate, perché non credo che basteranno più. Quindi fateci un pensierino, ecco. Detto questo, ritorno al fatto di cronaca. È un fatto di cronaca fantastico. Io ho chiesto proprio di scrivere un pezzo su questo, che ho scritto è tutto. Quindi vi leggo a grandi linee quello che ho scritto, che leggerete poi su AV detto anche meglio, in pratica di che cosa parla? La vedova Thyssen, chi è la vedova Thyssen? Si chiama Carmen Servera, è la vedova del barone Hans Heinrich Thyssen Bornemizza, che è colui che ha fondato il eh, museo omonimo a Madrid, il Thyssen Bornemizza, che è, è stato per circa 50 anni la collezione privata più importante al mondo per numero di opere. Ricchezza di patrimonio, qualità e vastità della collezione, quindi non proprio l'ultimo degli ultimi. È stato ben al di sopra del Guggenheim, per dire. Per dire. È stato in tempi non sospetti superato da un'altra collezione che è una cosa eh, imbattibile, appunto, che è la collezione Getty, il Paul Getty Museum di Los Angeles. Un museo che ora è la fondazione più ricca al mondo, tra quelle private, ecco, siamo nell'ambito del privato. E in questo caso tutta la Spagna ha parlato di questo fatto, di questa causa legale che si è conclusa una cosa come due o tre settimane fa, se ne parlava a più riprese da circa due o tre anni, poi durante il Covid è, ecco, è sfociata in liti abbastanza accese anche, per quale motivo? In pratica il museo Thyssen è un museo che è stato fondato dal barone Thyssen, che è mancato... Ormai oltre un decennio fa, per quale motivo? Quest'uomo aveva messo insieme negli anni, e vi parlo di un'attività di acquisizione senza precedenti. Lui proprio riporta il fatto di aver comprato una media di un'opera a, se a settimana, quindi ecco eh, più di 50 opere l'anno, con dei picchi annui di più di 100 opere, quindi nei tempi migliori 100 opere l'anno comprava. In pratica è arrivato con alti e bassi a completare una collezione che ora conta circa 1300 opere, dove dentro c'è Pollock, Chagall, Dalí, Magritte, Hopper, tutti, tutti i più grandi al mondo, Egon Schiele, Klimt, una cosa gli impressionisti, post impressionisti, cubisti, surrealisti, dadaisti, futuristi, ci sono tutti, tutti quanti. L'importanza del Thyssen dove sta? È il terzo museo di Spagna, il terzo museo di Spagna, non solo per la qualità delle opere, eccetera, ma più che altro perché ha uno scopo importantissimo, che è quello di andare a riempire delle, dei buchi, delle lacune, lasciate dagli altri due, dalle due fondazioni principali, che sono quali il Prado, a Madrid sempre, e la Reina Sofia. Che succede? Queste due fondazioni, questi due musei pubblici sono, coprono degli archi cronologici molto ampi che però lasciano dei buchi in mezzo. Questi buchi vengono riempiti dal Thyssen, che quindi ha uno scopo storico: ha uno, uno scopo di andare a completare un percorso artistico che altrimenti vedrebbe delle falle e quindi rendere fruibile a tutta la Spagna alcuni nomi, alcune opere, alcuni artisti altrimenti non documentati, tra cui ci sono proprio degli artisti immensi. Che succede in pratica? Circa eh, vi parlo di cos'è stato nell'84, quindi un bel po' di anni fa ormai, viene creato il Museo Thyssen. Questo museo ecco si chiude un accordo dopo tanti dibattiti, tira e molle, eccetera, un accordo per un affitto della collezione. In pratica, il barone Thyssen cede la collezione in affitto allo Stato, che quindi crea questo, questo immenso stabile, questo immenso palazzo dove in pratica trova posto la collezione per, secondo il contratto, 10 anni, 10 anni alla modica cifra di 5 milioni di, di dollari l'anno. Questa è la come si può dire l'affitto che era stato concordato all'inizio. Poi che succede? Dopo neanche 7-8 mesi, quindi proprio all'inizio, il contratto viene annullato. Perché? Perché lo Stato fa un'offerta. In pratica compra 775 opere circa, quindi i due terzi della collezione, per una cifra vergognosa. In pratica la stima della collezione di quelle 1300 opere era di circa 2 miliardi di dollari. Che succede? Il barone ha in mente mh, di vendere, nel senso che dice sì, si può anche vendere. A chi vendo? Vede un attimo le offerte. Lo Stato offre 300, eh, 350 milioni, quindi rispetto ai 2 miliardi veramente niente, cioè, si paga un gran poco della collezione. Nella gara di acquisto entra in gioco il Getty Museum, che vi ho detto il più ricco al mondo. Il Getty offre circa il quintuplo dello Stato spagnolo. Alla fine di tutta la storia chi compra la collezione? Lo Stato spagnolo. Quindi uno si dice: Ma come, signor Thyssen? Lei ha rifiutato 2 miliardi per 350 milioni quando aveva l'offerente lì, per cosa? Allora ecco, prima di tutto sentiva di dover mantenere in Spagna tutte queste opere per renderle pubbliche, per rendere eh, fruibili a la cittadinanza intera. Quindi eh, lui ha anteposto il bisogno di uno Stato per il bisogno proprio. Ha detto bene, io rinuncio a 2 miliardi per una cifra di gran lunga inferiore per lasciare queste opere in Spagna. Ha fatto la sua scelta. Contestabile o meno, questa è storia. Che succede dopo? Lo Stato espone queste opere, rimangono fuori dai giochi. Queste 429 opere che fino a, che anzi tuttora fanno parte della collezione della vedova Thyssen perché intanto il marito muore, la vedova Thyssen eredita queste 429 opere e dice bene che faccio con queste. Nel 2004 inizia ad esporle per ricomporre questo nucleo che eh, il marito aveva messo insieme negli anni. Si amplia il Thyssen-Bornemizza di Madrid, si espongono tutte le opere al completo, si crea un'ala singola con le opere della vedova, in cui in mezzo spiccano delle opere di cui poi vi parlo che sono delle bombe atomiche. In pratica che succede? Dal 2004 fino al 2018 19 qua che parte la causa legale, la vedova cede gratis queste opere, quindi le lascia lì in, in uh, deposito. E dice bene, il museo ne faccia quel che vuole, anche se non era proprio questo l'accordo. Lei dice: Io non vi chiedo un costo di affitto, però tutto quello che guadagnate dalle opere, insomma, facciamo a metà? No? Eh, è più che giusta come richiesta. Che succede in pratica? Lo Stato, dal 2004 al 2018-19, non, non solo non dà un euro alla vedova Thyssen, ma. Sfrutta i diritti d'immagine di gran parte delle opere di questa splendida collezione della Vedova per stampare volantini, cataloghi, calamite, varie cose che poi si vedono nel bookshop della mostra per usare proprio il diritto d'immagine che invece quel tipo di stia spettava alla Vedova, non al museo, quindi si sono attribuiti dei guadagni non proprio leciti. Ma questo perché? Perché si sono mossi all'interno di un silenzio da parte de della vedova che ha lasciato carta bianca. Non solo, la vedova reclamava addirittura, in quanto il suo ruolo all'interno del tutto era quello di essere la, pre la presidente, no, il presidente di tutta la collezione, questa gente, metà delle volte, non la invitavano neanche ai vari, eh, come si può dire, alle conferenze, non la invitavano, alle riunioni, eccetera. Non pagavano nemmeno le spese di viaggio alla vedova, che per carità non le mancavano i soldi, però sapendo di avere una collezione miliardaria do, di cui non paghi un euro vai un po' incontro, no? È un discorso anche di buonsenso, credo. Ebbene, lo Stato spagnolo ne ha approfittato il più possibile fino a che la vedova si è stancata, ha detto basta, io sono stufa di questa storia, ora che si fa mi date dei soldi. Da oggi la collezione si affitta. Lo Stato subito tira le mani indietro e dice, ma come, per 15 anni niente, ora si paga, che razza di discorso è, no? Ha fatto la bella vita per tutto questo tempo e pensavano di andare avanti chissà per quanto. La vedova, che non ha modo di, eh, come si può dire, che non ha una forza contrattuale per dire, mi volete dare questi benedetti soldi, dopo che per due anni chiede, 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 e lo Stato non si muove, che fa? Prende una ventina di opere, e dice bene, era suo pieno diritto preleva le opere dal museo e le mette in asta. E dice bene, avete un mese di tempo. Se non si arriva a un accordo, io vendo le opere, tra cui dentro c'erano le opere principali della sua collezione. E allora, ecco che di fronte a questo braccio di ferro della vedova, lo Stato spagnolo si ferma e dice "No, piano, forse qua è meglio che un compromesso si aggiunga che si fa allora, e qui la cosa incalza, no? Si fa una stima, si fa una stima di tutta la collezione. La stima si aggira di queste 429 opere intorno a 1 miliardo e 40 milioni, quindi una cifra esageratamente alta che vi testimonia l'importanza storica di queste opere. Che significa? Se si fa una divisione di 1 miliardo e 40 milioni, che è la stima, vi ripeto. Diviso queste 429 opere esce una cosa, una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni e 300 mila per opera. Cifra alquanto bassa perché, per quanto gran parte di queste opere magari non avesse una cifra di 2 milioni e 3, ma magari solo di mezzo milione, 1 milione, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni e 5, ce ne sono alcune che recuperano, e anzi alzano la stima ampiamente. Tra cui l'opera che è stata al centro di questo braccio di ferro legale, che è un'opera di Gauguin che si intitola Il Matamua. In pratica è un'opera eccezionale, stampata ovunque, nei biglietti delle, delle mostre, nei cataloghi, negli ombrellini, nei quaderni, nelle penne, ovunque. È un'opera che in pratica è stata stimata tra i 60 e i 65 milioni di dollari, quindi solo quella recupera ampiamente. Metteteci che in collezione ci sono una cosa come 5 Edward Hopper, di cui 2 superano i 50 milioni, quindi ecco la stima di 1 miliardo e 40 milioni è molto a ribasso. È una stima fatta di basi minime, non di, di prezzi verosimili. Un prezzo verosimile sarebbe un miliardo e mezzo di collezione. però alla luce di questa stima, che manteniamo tale per semplicità, un miliardo di stima, in pratica. La causa si è conclusa con una cifra che ha fatto molto discutere, ovvero per 15 anni verranno pagati in pratica ehm, una spesa di 6 milioni e mezzo di euro l'anno. 6 milioni e mezzo di euro che sembrerebbero tanti, detti in termini assoluti, chiaro non sono pochi soldi. Rispetto al miliardo è niente. Rispetto allo sconto iniziale con cui lo Stato si era aggiudicato la collezione originaria di Thyssen, è ancora meno. Rispetto al fatto che per 15 anni non hanno dato un euro di affitto, è ancora meno. Rispetto al fatto che la vedova ha promesso di costruire un secondo museo che si trova mh, non mi ricordo neanche dove, una seconda sede da un'altra parte, è niente. È niente. Che significa però? Che ovviamente i numeri vengono letti come vengono letti: in Spagna sono uscite eh, diversi, articoli, diversi articoli che riportano cosa? Come ci sia stato una sorta di scandalo generale da parte di tutti quelli che dicono: Ma come lo Stato non può permettersi, in pieno periodo di coronavirus, di spendere 6 milioni e mezzo regolarmente per delle opere d'arte, per un affitto poi neanche per comprarle, a parte che all'interno dell'accordo c'è un diritto di prelazione alla fine dei 15 anni, quindi è come se le avesse in parte comprate, sono delle rate nel caso poi lo Stato voglia acquisire una parte delle opere, quindi non è neanche un affitto se la mettiamo sotto questo punto di vista. Quindi il mio articolo aveva il fine di... Eh, di, come si può dire? Di raccontare una storia, un percorso legale che dura ormai da due o tre anni, che si è concluso con un risultato che è stato criticato da molti, ma che in realtà lo Stato spagnolo dovrebbe baciarsi le mani e farsi tre volte il segno della croce, perché si sono garantiti una delle collezioni, anzi in Europa è la principale collezione privata, con una cifra ridicola, ridicola. Per di più c'è un'altra cosa, quale? Secondo la legge spagnola, ogni opera di un certo valore, di una certa entità, sia economica sia eh, storico-artistica, ognuna di queste opere che per, per più di dieci anni eh, dovesse restare all'interno dello Stato spagnolo, resterebbe parte della Spagna, nel senso che viene vietata l'esportazione dopo i dieci anni. Ma se il contratto che è stato fatto eh, è un contratto per 15 anni è chiaro che tutte queste opere anche nel caso poi si volessero vendere non potrebbe uscire dalla Spagna quindi il Getty non le eh, prenderà mai è chiaro a meno che da qui ai prossimi 10 anni non si faccia un qualcosa per cui si recida il contratto però poi bisognerebbe cercare solo all'interno della Spagna qualcuno che abbia un miliardo e mezzo di euro da spendere per prendere tutti i quadri quindi una, è un vincolo molto più forte di quello che sembri. Non è solo un dare in affitto, è un legare a doppio filo le opere alla Spagna. E se la vedova Thyssen ha scelto di farlo, è perché lei ha condiviso fin da sempre il desiderio del marito di non far uscire queste opere all'estero, perché lei stessa riteneva importante che tutti gli spagnoli godessero di queste opere d'arte. Quindi anziché dire come è stato scritto poi in dei post che ho visto, perché hanno già scritto Art Tribune, Exibart, il Correo, ho visto un sacco anche in Italia che hanno scritto di questo fatto il giornale dell'arte, eccetera. E ho visto alcuni titoli spagnoli anche su Instagram che scrivono delle cose del tipo eh, si vergogni la vedova, ma si vergogni cosa? Ma che si vergogni lo Stato spagnolo? No, cioè questi sono proprio numeri, è pura matematica, una stima di 6 milioni su miliardi e miliardi è eh, niente, dai e quindi vabbè eh, per ora finisce qui per ora si rivedrà se magari tra un po di tempo questa eh, come si può dire questo accordo sarà un accordo vantaggioso ancora oppure eh, verrà reciso altro fatto ancora di Konaka Jeff Koons ecco <ride> andiamo su uno dei miti dell'arte contemporanea un artista immenso questo è l'artista che Attualmente al record, al il record dell'opera più cara mai venduta per un artista vivente nella storia, ovvero eh, appena di più mi pare 91-92 milioni di dollari per una singola opera. Ora ve lo mostro qui in una celebre foto dove c'è Jeff Koons, l'artista eh, immortalato accanto all'opera che è un coniglietto di, eh, di alluminio, di acciaio, che è l'opera che ha fatto i 90 milioni. Allora... Che cosa c'entra ora Jeff Koons? Anche lui notizia di non troppi giorni fa che è successo è stato condannato definitivamente in seguito all'accusa di plagio, accusa che gli era stata mossa nel 2014. Al tempo, infatti, Koons aveva esposto una scultura in porcellana che si intitolava di Diver una scultura del 1988 in una grande retrospettiva, lui dedicata al Centre Pompidou di Parigi. In pratica, in occasione di questa mostra, 2014, quindi per dimostrare ancora una volta quanto queste cause legali siano eterne, sette anni sono anche un po' troppi forse per una causa legata al plagio, quando oggi... Eh, basta mettere su Instagram una foto non autorizzata, plagio subito, <ride> qua si fanno accuse di plagio come si bevono bicchieri d'acqua ormai, quindi mi pare strano che sette anni poi una causa che coinvolga Jeff Koons oppure è un po' strano. Comunque, sette anni di causa che succede? In pratica, eh, Jeff Koons espone all'interno di questa enorme mostra un'opera che viene subito ritenuta da un altro artista essere un'opera un completamente ricopiata o almeno per gran parte da uno spot pubblicitario di eh, un brand di abbigliamento eh, pret-à-porter naf naf in pratica questo artista si chiama frank davidovici e in pratica che succede questo Frank Davidovici denuncia eh, Kunz per plagio, parte questa causa, Kunz dichiara di aver fatto un'opera che sì si ispira a quella di questo artista, l'artista lo attacca invece dicendo no, guarda che l'opera è praticamente identica, io vi mostro quindi ora le due foto, prima quella vera e propria di questo spot dell'88, eh, scusate, del brand, che eh, risale all'85, tre anni prima, e ora invece l'opera di Kunz, che risale a tre anni dopo, all'88. Che è successo? In pratica, questo artista non aveva saputo che l'opera di Kunz fosse copiata pa eh, paro paro, fino a quando non è stata esposta. Quindi, in pratica, Kunz l'opera l'ha fatta una cosa come eh, 30 anni prima dell'accusa che gli è stata mossa. Dopo, però, tutto questo tempo, in cui tra l'altro l'opera era stata addirittura venduta. Quindi l'opera è stata venduta, acquistata nel 2007 in un'asta a Christie's New York per 2 milioni e 8 di sterline di dollari, scusate, da chi? Dalla Fondazione Prada. E qua si fa ancora più difficile, perché in gioco entra Christie's, Fondazione Prada, Jeff Koons, il Pompidou. Quindi quattro pesi massimi. Ecco perché questa è una notizia che ha fatto eh, abbastanza scandalo, ha fatto in giro di tutti i social, in pratica, dopo tutta questa causa, Kunz viene dichiarato colpevole di plagio a tutti gli effetti. Il tribunale dice: Se esistono delle differenze, le somiglianze sono qui nettamente predominanti. Quindi dice: Ok, puoi aver aggiunto un dettaglio, però non mi raccontare che l'idea è questa, che il ciclo è questo, perché si vede è quella e basta. In pratica questa causa però è andata, e qua è una cosa un po' particolare, ad intaccare economicamente due soggetti su quattro, cioè Christie's e Fondazione Prada ne sono rimasti lesi. Cioè Fondazione Prada ha ancora la sua opera, che è stata eh, giudicata, condannata per plagio, però è sempre un'opera di Kunz, a tutti gli effetti autografa, è sempre un'opera che è costata 2 milioni e 8 di dollari, è un'opera che continua a valere quei soldi e che continua ad essere esposta in collezione da Fondazione Prada. Quindi eh, come si fa? È un problema questo, cioè io credo che quando avvengono queste cose poi o si sequestra l'opera o si trova un sistema per evitare che l'opera continui a girare, perché altrimenti eh, non è successo niente. In pratica rimane tutto come prima, perché qui la multa che è stata fatta a Jeff Koons... E al Pompidou è una multa di 190.000 euro. Ma che multa è 190.000 euro? A cui ecco si aggiungono 14.000 euro di multa per averne riprodotto l'immagine sul, sul sito web dell'artista e viene sanzionato per una cifra che non viene neanche riportata. Ma molto, molto eh, bassa. Eh, il gruppo editoriale Flammarion che ha venduto il catalogo che conteneva l'immagine dell'opera stessa. Però il punto è che se l'opera viene venduta a 2 milioni e 8 e poi mi date, eh, fate una multa per plagio di 190 mila euro, ma che razza di multa è? Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E in più l'opera non viene sequestrata ma continua a girare esposta in un museo. Qua è il punto perché quando si fa un'accusa di plagio, che si dice? Si dice bene. L'idea di quell'opera o l'immagine di quell'opera non è tua. Devi quell'immagine, quell'idea, quell'opera a un altro artista. Che si fa allora? Si fa la multa, si fanno mille cose, ma la cosa principale qual è? È riuscire a livello storico a far passare l'idea che quell'opera non è frutto del genio dell'artista che ha copiato, che ha eseguito il plagio, ma io di questo, Davidovici, non ho mai sentito dire nulla, non so, mi, non so proprio chi sia, non l'ho mai sentito prima. Jeff Kunz, sì. E se vado a Fondazione Prada e facciamo finta che io non sappia nulla di questa storia e vedo l'opera. E sono un artista emergente, o sono un critico, o sono un gallerista e decido di magari impostare un lavoro sulla base di quell'opera. Sono un artista che si ispira a quell'opera, eccetera. Io vado a dare un peso storico a un'opera che anche se giudicata, eh, condannata per plagio, comunque resta nella storia e continua ad esercitare un'influenza sugli artisti che vengono dopo, illecita. è qua il problema di fondo che non si può mantenere così, però è andata a finire in questo modo. Quindi se dovessero ecco, sequestrare l'opera o altro, vi avviserò, però per ora è tutto fermo. Io allora ho già fatto un corner abbastanza ampio, però... Voglio chiudere con l'ultimissimo tema, che è un tema fantastico che a me serve per eh, chiusura, che è Banksy. Allora, di Banksy io non vi parlavo in questo corner da più di tre mesi e, e molti di voi avranno sicura, sicuramente detto, evviva, era ora, perché Banksy nell'anno scorso ha eseguito uno sproposito di opere, anche troppe, per fortuna si è eh, frenato un attimino, aveva fatto un'ultima opera, un'opera che è stata poi battezzata Lo Starnuto, che era un'opera che è andata a chiudere ecco, il 2021. Tanti hanno ironizzato dicendo eh, Banksy ha chiuso il 2021 così come l'ha cominciato, con un grande starnuto, quindi no, questa, questa, come si può dire, barzelletta sul Covid in pratica. Che, che è successo? il 4 marzo quindi proprio una cosa freschissima io vi ricordo sto tra, eh, trasmettendo l'8 di marzo ecco ne approfitto per dire buona festa delle donne a tutte le donne che seguono il cesare scorne e anche a quelle che non lo seguono anche se vedrete il corne tra due o tre giorni che non sarà più la festa delle donne io vi faccio i migliori auguri che sia l'8 marzo tutti i giorni dell'anno ora per ritornare a Banksy però allora, opera del 4 marzo, che succede? Lui la reclama su Instagram solite cose, no? Il modo per, per reclamare le opere di Banksy. Ci mette dentro un video, un video di tre minuti, eh, un video che è un lavoro unico. Unico, perché? In pratica, quest'opera di che cosa parla? È un'opera che è stata eseguita nella cinta muraria del carcere di Reading in Inghilterra. In pratica, questo carcere, io non, non lo sapevo proprio, era il carcere dove era stato detenuto Oscar Wilde, scrittore e poeta irlandese, per due anni con l'accusa di omosessualità. Si parla del 1895-97, addirittura qua c'è il giorno preciso della la data del rilascio, che è il 19 maggio del 1897. Allora, questo è un fatto di cronaca che è stato utilizzato per dire cosa? Come Quest'opera, che tra poco vedremo no, il video, si leghi al discorso di Oscar Wilde. No? Quindi l'opera è stata letta da quasi tutti in quale modo? È un'opera che in breve rappresenta cosa? Un uomo che si cala da questa cinta di mura con una sorta di lenzuolo. Tutti hanno scritto lenzuolo ma non è un lenzuolo. È fatto come un lenzuolo, ma si vede sul basso che si attacca. Con, eh, come se fosse carta, ha una macchina da scrivere che sta scrivendo. Quindi idealmente non è un lenzuolo ma è della carta, ovvio che è irreale perché è una carta ultra resistente che tiene il peso di un uomo eccetera eccetera, però il messaggio che è stato dato da tutti, che non è quello che ha dato eh, Banksy, sia chiaro perché Banksy non l'ha letta in un certo modo, è intelligente, lascia che sia che siano gli altri a leggerla in un modo, a interpretarla. In pratica quasi tutti hanno scritto, è un inno alla libertà di espressione, alla libertà di parola, eccetera, eccetera. Secondo me sì, sicuramente, perché c'è questo richiamo a Oscar Wilde, però alcuni hanno anche detto, il volto assomiglia a quello di Oscar Wilde. Questa è una cavolata incredibile perché... Uno, si vede pochissimo, due è talmente stilizzato che dire una cosa simile è proprio voler vedere quello che non c'è a tutti i costi per far quadrare la storia. In ogni caso, comunque, che è successo? In pratica, è stato eseguito questo video di tre minuti. Il cui aspetto principale, secondo me, non è stato messo sotto la giusta luce da nessuno finora. Perché. Tutti si sono fermati sul dire che bel il messaggio il, diritto di, il uh, diritto di espressione, il diritto di parola, eccetera, eccetera, e nessuno invece ha notato come Banksy abbia intanto realizzato un'altra opera di nuovo nella zona in Gran Bretagna. Simbolo di cosa? Che da un anno e mezzo le opere sono tutte in Gran Bretagna. Banksy non sta uscendo, quindi anche lui. Eh, sta sentendo il Covid, si vede, neanche lui sta uscendo da quel suo stato e quindi certezza ulteriore, già ce l'avevamo, ma ulteriore che Banksy sia in qualche modo legato all'ambito britannico. Altra cosa invece ancora più importante, qual è? Il video, il video inizia in che modo? Inizia con una schermata, io non la conoscevo, si chiama Joy of Painting di Bob Ross, che era un programma TV. Inglese, che andava di moda negli anni Ottanta, eh, sono state girate 31 eh, serate con questo programma. In cui il pittore Bob Ross spiegava a tutta l'Inghilterra come dipingere vari soggetti, come eh, imitare lo stile di alcuni grandi pittori del passato, eccetera. Che succede in pratica? Si vede come Banksy utilizzi questa schermata, no? il Joy of Painting di Bob Ross, questo programma. Per iniziare il video a cui lui aggiunge di Bob Ross e Banksy, parte il video con questa voce che parla, che in realtà è un materiale di archivio perché questo artista è anche già morto, quindi il programma risale a 30 anni fa, 40 anni fa quasi, però ci dimostra cosa, come tutte le parole che dica questo Bob Ross in riferimento a non so cosa, magari a un'opera che stava facendo al momento che non si vede perché c'è solo l'audio ma il video è quello dell'opera di Banksy, il discorso di questo Bob Ross calzi a pennello con l'opera di Banksy, nonostante sia stata fatta per opere che non c'entrano nulla con quelle di Banksy, con 40 anni di anticipo, con temi ben diversi, tutto diverso. Quindi secondo me perché andare a inserire una cosa del genere se non ha un significato evidente? E io credo che il significato sia proprio quello, che Banksy in questo preciso istante ci voglia dire come lui sia sì un artista figlio del suo tempo, innovatore, che utilizza Instagram per rivendicare le opere, che vende su internet, che fa delle cose proprio che non sono mai state fatte in ambito artistico, ma che sia comunque un artista figlio di una tradizione che risale agli anni 80, agli anni 90, agli anni 2000, eccetera, eccetera. Quindi lui sta mettendo in risalto come non sia una scheggia impazzita nata dal nulla, non sia esclusivamente un fenomeno di comunicazione web spiccia, ma sia un artista figlio di un periodo storico. Quindi io sono questo perché gli anni Ottanta e quello che c'è stato dopo mi hanno creato. Inoltre, ci dimostra come tutto ciò che è stato detto negli anni Ottanta di chissà quale opera. Eh, calzavano a pennello con quella di Banksy quindi forse questa, eh, questo collegamento con la storia si è mantenuto se tutto quanto torna e tutto quanto calza a pennello no inoltre c'è il tema dell'evasione altra cosa di cui nessuno ha detto nulla che secondo me era il primo tema da dire l'evasione perché secondo me è un'altra opera sul covid ma molto semplicemente le ultime 4-5 opere erano tutte sul Covid, il Covid c'è ancora perché non farne una sesta? Cioè, a sto punto no, sono state fatte tutte quante. Eh, chi mi dice che anche quella non faccia parte del ciclo? E infatti di cosa parla? Non dell'evasione di Oscar Wilde nel, nel, nel 1897 che non è neanche evaso, ma è stato, eh, è uscito normalmente senza mica evadere. E non parla neanche del diritto di parola, tra l'altro. Cioè sì, questa macchina da scrivere, ma può essere letta in troppi altri modi. È il fatto che noi siamo la metafora del carcerato in questo momento. Siamo tutti in carcere, nel senso che siamo tutti bloccati in casa ormai da un anno, perché il primo lockdown risale a un anno fa, esatto, in Italia. E quindi lui sembra quasi dirci non possiamo evadere fisicamente, ma possiamo evadere come? Con le parole. E Banksy, come sta evadendo, evade sui social, evade con le opere. Quindi, secondo me, è un messaggio che va ben al di là di, come, di quelle due o tre cose spicce con cui è stato letto. È un'opera veramente interessante. Tra l'altro, altro aspetto, ha un altro scopo che non è stato detto neanche questo: didattico, che non aveva mai avuto prima. Perché? Perché i video di Bob Ross erano dei video che avevano il fine di insegnare alla gente l'arte. E Banksy in questo senso sembra voler fare a gara, no? Sembra dire, vi insegno come si fanno le mie opere, perché non solo perché la voce di Bob Ross spiega come si fanno, ma anche perché nel video non si vede solo l'opera, tra poco lo manderò questo video, ma si vede anche cosa? Proprio questo artista che è lì che fa l'opera dall'inizio alla fine con lo stencil, per dire. Poi ecco, non pensate che quell'artista sia Banksy, perché eh, avrebbe mai il vero Banksy rischiato di farsi beccare da uno che passava eh, per fare l'opera. È ovvio che no, Banksy non è colui che fa l'opera, è colui che sceglie il luogo, che sceglie il tema, che sceglie l'occasione, che fa la comunicazione dell'opera. È il brand Banksy, non colui che prende lo spruzzino in mano, è chiaro questo, però ecco, secondo me questa... Per tutta questa serie di motivi è un'opera molto, molto al di sopra delle ultime, quindi io chiudo proprio, anzi, vi saluto ora subito e mando poi il video che voglio che sia l'ultima cosa che vediate prima della sigla, poi vi invito a rivederlo perché è veramente forte. È su Instagram, quindi lo trovate anche facilmente. Allora io chiudo questo lungo corner, spero anche bello e divertente, almeno per me lo è stato. E vi saluto di nuovo con gli auguri a tutte le donne. Buona serata e grazie a tutti. Hello, I'm Bob Ross. I'd like to welcome you to the joy of painting. Got all your materials out? ready to do a fantastic painting with me? Good. So I'll tell you what. Let's just take off and have some fun today. I thought we'd just do a very warm little scene that makes you feel good in here. Hey, I gotta make a big decision here. Maybe he lives right here. A little shadow right underneath there. Darker, darker, darker down here. No pressure. If you like to use pattern, trace your pattern on here. A little bit of white to that. I'm gonna lighten it just a little. Oh, that's much better. Easy. Shoo. Caress it very lightly. <laughs> All right, we're in business again here. Change the shape of this a little bit so it has a little more character to it. You can do that. That's a nice color. There. And go back in here, just like so. Oh, that's perfect. Perfect. This is really a fun little painting. It should give you a lot of ideas for a lot of crazy things that you can do. Okay, just write on down. But think about shape and form and how you want the limbs to look. It also is a nice light area between the darks. It separates, makes everything. Really stand out and look good. Let's go right up in here. <laughs> Maybe we'll have a little water in here. I love water. I just want to flavor this a little. Barely touch. It. Barely touch. It. All right. The paints that we use are specifically designed for this technique of painting. There we go. I'll go back in here. Maybe a little ripple here and there and there and here. That's all there is to it. There. Something like so. Painting to me represents freedom. I can create the kind of world that I want to see and that I want to be part of. Look at that. Isn't he a cute little rascal? Big son of a gun. He just goes all the way off the canvas. We just want to show you a technique and turn you loose on the world. Just absolutely turn you loose on the world. <laughs> that really is the fun part of this whole technique. So from all of us here, I'd like to wish you happy painting and God bless my friend.